Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Venuta la sera, racconta il Vangelo di oggi, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. Al comando di Gesù tutti salirono sulla barca e iniziarono la navigazione verso la riva opposta del lago di Tiberiade. Gesù era con loro sulla barca e, vinto dalla stanchezza, dopo una faticosa giornata di predicazione, si distese a poppa, appoggiando il capo su di un cuscino, e si addormentò. Intanto i discepoli, per la maggior parte uomini di mare, vedono arrivare una burrasca di vento. E ben presto la tempesta arriva, impetuosa e violenta, e le onde si rovesciano nella barca tanto che ormai ne è piena. Cercano di far fronte al pericolo, ma il mare si infuria sempre più e il naufragio sembra ormai imminente. Che fare? Gesù era con loro. La sua presenza doveva essere motivo di serenità, argomento di fiducia. Come spesso accade nella vita di tutti i giorni, Dio spesso sembra assente, lontano, disimpegnato. Gli apostoli a un certo punto scoppiano in un grido che non riescono più a tenere dentro. Svegliano Gesù e gli dicono: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Gesù risponde al grido accorato degli apostoli con un gesto che invita alla fede. Egli comanda al vento e dice al mare: «Taci, calmati!» E il vento cessò e il mare tornò a essere calmo e sereno. Poi, rivolto ai discepoli, dice loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Rimproverandoli di mancanza di fede, Gesù viene a dire che Egli è Dio, perché solo Dio ha il potere di dominare le tempeste e di salvare dalla morte. Il miracolo della tempesta sedata fu un miracolo impressionante, che rimase per sempre nel cuore dei discepoli. Salvati dalla tempesta, essi sono presi da un timore nuovo. Avevano visto Gesù dormire in fondo alla barca come un uomo qualunque e di colpo lo vedono operare cose impossibili a un uomo e si domandano l'un l'altro: chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Gesù compì il miracolo per suscitare e confermare la fede dei suoi discepoli in lui, una fede che permetterà loro di superare la paura, lo scoraggiamento, la sfiducia e di prepararli alle battaglie più dure e difficili che li attendono. Con il miracolo della tempesta sedata, Gesù sembra dire agli apostoli: non siate così stolti da pensare che Dio possa perdere il controllo della situazione. No,
Dio è e sarà sempre il Signore della storia. Egli lascia che vengano prove e bufere, però dentro di esse Dio si rivela come amore onnipotente che viene in aiuto al momento opportuno. Chi crede in se stesso, chi crede nelle proprie risorse, chi crede nelle astuzie umane, prima o dopo avrà paura. Chi invece crede in Dio possiede una pace che niente e nessuno potrà mai togliergli. Anche nella nostra vita a volte infuriano le tempeste e la nostra povera barca sembra non reggere l'urto. Le onde quasi ci sommergono, debolezze personali, difficoltà economiche, una malattia, problemi dei figli o dei genitori, calunnie, ostilità dell'ambiente, cattiverie. Dobbiamo essere certi che il Signore non ci lascerà mai soli. Dobbiamo avvicinarci a Lui e ripetergli con una grande confidenza: Signore, non mi abbandonare. Al nostro grido accorato Gesù risponderà, come gli apostoli, con un gesto che ci invita alla fede. Egli comanderà al mare: taci, calmati, e il mare tornerà a essere calmo e sereno. Agli inizi della Chiesa gli apostoli conobbero subito, accanto a frutti sovrabbondanti, minacce, ingiurie e persecuzione. Ma non si lasciarono intimidire dall'ambiente ostile. A loro interessava solo che Cristo fosse conosciuto da tutti, che i frutti della redenzione giungessero fino all'ultimo angolo della terra. La dottrina del Signore, che umanamente parlando era scandalo per alcuni, stoltezza per altri, fu in grado di penetrare in ogni ambiente, trasformando le anime e i costumi. Molte delle circostanze che dovettero affrontare gli apostoli sono oggi mutate, ma altre continuano a rimanere identiche o addirittura sono peggiorate. Il materialismo, l'ansia smodata di benessere, la sensualità, l'ignoranza continuano a essere vento impetuoso e onde infuriate in molti ambienti. A questo va aggiunto da parte di molti la tentazione di adattare la dottrina di Cristo ai tempi, con la conseguenza di deformare gravemente la verità del Vangelo. Ogni giorno, purtroppo, le forze del male aumentano, raggiungendo uno sviluppo e un'aggressività senza precedenti. Anche oggi le sventure, la sofferenza, i pericoli, le vicende burrascose della vita personale della Chiesa fanno vacillare la fede troppo debole di tanti credenti. Essi allora mormorano come Giobbe o tremano come i discepoli sul lago, dimenticando che Cristo è sempre con i Suoi fedeli e con la Sua Chiesa e non lascia di assisterli, anche se la Sua presenza è nascosta, silenziosa, simile a quella del Maestro addormentato sulla barca. Anzi, ancora di più, perché non si sveglia per fare miracoli e non bisogna pretendere che li faccia. Il grande miracolo è che Cristo conduce la Chiesa e i singoli alla salvezza attraverso le tempeste e le avversità. Chi crede fermamente non andrà perduto, ma diverrà una creatura nuova, non più sconvolta dalle tribolazioni, ma ancorata alla fede in colui che è morto e risuscitato per noi. Rivolgiamoci spesso alla Santissima Vergine, ricordandoci di quanto scrive di lei San Bernardo: se insorgano i venti delle tentazioni, guarda la stella, invoca Maria. Seguendo i suoi esempi non ti smarrirai, invocandola non perderai la speranza. Pensando a lei non cadrai nell'errore.
Sotto la sua protezione non avrai paura di niente, con la sua guida giungerai a destinazione. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.